in collaborazione con una succursale della Curva Sud questo pomeriggio al Campo Volpe, una pacifica invasione di quasi 150 ultras della Salernitana per spronare la squadra, per spronare la truppa di Sannino alla vigilia, nella pre-vigilia, perché si gioca domenica di un match importantissimo, delicatissimo, nonostante siamo solo alla 14ª giornata. Si gioca contro la Ternana domenica ore 15 allo stadio Arechi. Sannino continua a giocare a nascondino, continua a provare gli stessi uomini, conferme per i tre tenori, ma chissà che non stia giocando anche ai depistaggi, perché non è escluso che, a dispetto del 4-3-1-2 che ha provato per tutta la settimana e anche oggi, non possa cambiare ulteriormente modulo con gli stessi giocatori. Ma la notizia che tiene banco è il faccia a faccia pacifico, determinato però, da parte degli ultras, che hanno esposto un unico e singolare eloquente striscione: vinciamo. Gli ultras hanno chiesto ed ottenuto di interrompere la seduta di lavoro al Campo Volpe, era prevista a porte chiuse, sono state intelligentemente aperte le porte del Volpe, ottenuto di parlare con la squadra, con i giocatori, lo hanno fatto stimolandoli, spronandoli e facendo capire a chiare lettere che la Sud è ancora con la squadra, a patto che si vinca. Ne parleremo con Antonio Capone, che insomma non ha bisogno di presentazioni, il George West degli degli anni 70 e 80, Salernitano Doc, maglie di Napoli, Salernitana, Avellino, tanta Serie A. Antonio, la presa di posizione degli ultras, stanno con la squadra, però hanno detto a chiare lettere: siamo con voi, però domenica cacciate gli attributi, perché si deve vincere, c'è un solo risultato. Sicuramente domenica è una partita molto importante, sia anche per l'allenatore, voglio dire, perché la Salernitana in questo momento, vedendo le partite che ha disputato, diciamo, 2 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte, non sono tante le vittorie, non sono, diciamo, tante le sconfitte, ma sono tanti i pareggi. Quindi voglio dire, con i pareggi in casa e con le sconfitte fuori casa non si va da nessuna parte. Di chi è la colpa, Antonio, secondo te? Ma la colpa non è di nessuno, bisogna anche capire. In questo momento si vede nettamente che ci sono, continuo a dire, io perché sono stato già in qualche televisione, ho continuato a dire che ci sono degli errori, anche degli errori singoli, perché il difensore domenica, sabato, quando hanno giocato, anzi sabato voglio dire, ha fatto due interventi che poteva evitare, almeno il secondo, quindi di fatto come la Salernitana è rimasta in 10, ha preso il gol. Voglio dire, qui la colpa di chi è? Dell'allenatore, del presidente, del direttore sportivo? No, sono delle cose, degli errori singoli che continuano a fare, ma l'hanno fatto già in altre partite che ho visto, perché io la Salernitana la seguo, quindi a chi vogliamo dare la colpa? Un po' di ingenuità dei giocatori, questo bisogna dirlo. E certamente con questa squadra, anche se lui ha cambiato parecchie, come dicevamo, moduli tattici, 4-3-1-2, 4-4-2, 4-3-3, voglio dire, in questo momento io credo che il giocatore che doveva fare la differenza è Rosina, voglio dire, un giocatore che in Serie B, voglio dire, dovrebbe fare la differenza, e questo fino adesso non c'è stato, quindi non è che do la colpa a lui, però è il giocatore, diciamo, più in vista di questa squadra. A parte che davanti abbiamo due attaccanti che sappiamo benissimo che se gli metti la palla in aria sono gente che sbaglia poco, anche se fa, per esempio, Donnarumma fa dei gol difficili, però è normale, questa è la categoria, voglio dire, questa è la Serie B, non è la nazionale, non è il Barcellona, quindi voglio dire, si può sbagliare, ma io vedo molti errori dei singoli in queste ultime partite. Adesso non lo so se vogliamo dare la colpa alla società o all'allenatore, io credo che
che poi tu sai meglio di me, per comprare dei calciatori. Io come ho visto per esempio giocare il Verona, la prima mezz'ora che ho visto a Salerno ho detto questo va in Serie A, facile, occhi chiusi. Abbiamo detto tutto. Poi dopo ha pareggiato, ma si vede subito, non ci vuole... Squadra, cioè, di caratura superiore. Caratura superiore, si vede subito. La Salernitana è una buona squadra. In questo momento l'allenatore fa fatica, perché, ma non tanto per colpa sua. Ma si sta incartando su Rosina, secondo te? Non è che si sta incartando, perché logicamente con tutte e tre, per giocare con tutte e tre, tu sai benissimo che oggi il calcio non era come una volta, che si giocava il terzino, il fruttificante, il mediano che marcava la mezzala, l'ala sinistra, il centravanti. Oggi bisogna correre tutti e 11, perché la squadra deve essere corta. E basta che un giocatore di questo, non lo fa, la squadra va in difficoltà. Quindi, giocando per esempio con Donnarumma, Coda e Rosina, se questi tre non riescono, non in possesso palla, a difendere, devono essere i primi difendere. Questo l'ha capito anche lui. Sì, cioè, questo è stato uno dei leitmotiv di Sanino. E lui cosa ti ha fatto vedere? A Cesena ha detto, poi vi faccio vedere io, gioco senza attaccato, vado a Cesena e faccio 0-0. Però poi dopo alla fine cosa cambia? Non cambia niente, ti fa vedere che fai il punto, ma non serve a niente. Perché... E quindi in questo momento anche lui, non è che è confuso, perché parliamoci chiaro, un allenatore confuso non l'ho visto mai, voglio dire, poi io lo stimo abbastanza questo allenatore, e quindi anche lui in questo momento ha delle difficoltà a cercare proprio il bandolo della matassa, proprio per dare uno sbocco a questa squadra. Antonio, ma visto che si sta riprovando, proprio perché i tanti pareggi, come hai detto tu, che hanno visto sull'altare del sacrificio Donnarumma, perché ha fatto a meno di uno dei tre tenori, però ha portato poco, perché hai fatto 5 risultati di fila, alla fine sei sempre lì nella zona che scotta. Oggi vuole tornare, l'unica certezza credo domenica è che tornerà a giocare con Rosina, Coda e Donnarumma. La domanda flash che faccio a te: Rosina, Coda e Donnarumma, dovendo giocare, facendoli giocare tutti e tre insieme, con quale atteggiamento? 4-3-1-2, 3-4-1-2, 5-3-2? Il 4-3-1-2, lui deve giocare dietro le due punte, perché è l'unico giocatore in grado di metterti una palla, diciamo, filtrante, voglio dire. Però logicamente, sì, però vedi, la Salernitana in questo momento non ha un attacco, diciamo, che ha fatto 20 gol. Cioè, questo 7 che gol in 3 sono pochi. 7 gol in 3 sono pochi, quindi logicamente se tu giochi così, devi cercare di sbloccare subito il risultato, perché una volta che non lo sblocchi, dopo mezz'ora, un tempo, 60-70 minuti, i tre tenori che stanno davanti non rientrano, perché non hanno quella mentalità, forse, anche perché Rosini, cioè, parliamoci, diciamo, pure una certa età. E quindi quando trovi una squadra giovane che corre, poi alla fine la perdi, la partita è ben difficoltà. Quanta difficoltà, quindi, c'è in un momento del genere? Tu conosci, sei salernitano d'occhio, hai calcato palcoscenici importanti, non hai calcato la Rechi, ma hai calcato il Vestuti. Quanto può essere un'arma a doppio taglio? La pressione, lo sprone dei tifosi, il pallone scotta o è bollente per gli altri? Io ci ho giocato a Salerno, quindi so benissimo che i tifosi ci tengono troppo alla maglia granata, proprio alla Salernitana. I tifosi sono proprio patiti per la Salernitana. Certamente quando fanno delle cose del genere mettono pressione al calciatore. È normale che chi non ha carattere va in campo con più paura, chi ha, diciamo, carattere, i cosiddetti lo caccia. Quindi bisogna vedere gli 11 che vanno in campo domenica che carattere hanno. Questo è sempre il problema, è sempre lì. Se c'è degli uomini in campo, stai sicuro che prima o poi ne vieni fuori. Non è, Antonio, tanto il fatto del calciatore, degli uomini. Io dicevo in apertura, chiarissimo, dicevo in apertura, perché i tempi sono strettissimi, sono tanti messaggi già al nostro sito internet di www.salerno.it, al link Zona Mista News, però ci sono anche dei servizi, degli approfondimenti, è l'antivigilia, perché insomma domani il campionato di Serie A è fermo, quindi si gioca di domenica. Ti dico i nomi che dovrebbero essere quelli, cioè Terracciano tra i pari, Perico, Bernardini e Mantovani in difesa, con l'ipotesi Vitale arretrato se gioca a 4. Se gioca a 3, questi sono i tre. In prota e Vitale sugli esterni se dovesse giocare a 5. Se gioca a 4, Vitale basso sulla sinistra, sì. Perico esterno destro. In prota, Busellato, Della Rocca, i mediani, diciamo, gli interni.
Ogier oggi è stato provato nelle seconde linee, Rosina, Coda, Donnarumma. Questi 11 come li fai giocare? Ma io credo che in Prota, per esempio, da come ho visto, sulla destra ha una corsa, una buona gamba, quindi voglio dire, io dico certamente in Prota deve giocare largo sulla destra, e farei giocare... Però se in Prota deve giocare la soluzione del 4-3-1-2 non lo puoi fare. È bravo, quello voglio dire, perciò l'allenatore si sente, va in difficoltà anche lui, hai capito? Non è facile. Non è io facile. Continuo a dire invece che questa dico, squadra, che è una buona squadra, con qualsiasi modulo... Allora, ha qualche lacuna, non so se sì, sei d'accordo. A parte, sì, è vero, perché ci sono, per esempio, se fai il 4-3-3, diciamo così, devi far tu meno, devi avere, a parte quello, devi avere una difesa una rocciosa, devi avere un centrocampo con due dei tre che hanno forza e corsa, e uno in mezzo che sappia distribuire il pallone. Allora Rosina può giocare, però se non hai una difesa forte, un centrocampo con giocatori con i piedi buoni e con carattere, cioè io parlo dei Breda che abbiamo avuto a Salerno, certo, non so, altro, il Gattuso, questo tipo di giocatore qua, non ti puoi permettere di giocare con tutte e tre davanti tutte le partite. Perché altrimenti sei squilibrato. È normale. Allora, messaggi da casa, al nostro sito internet tvoggisaranno.it, al link Zona Mista News, messaggi diciamo bipartisan. Pasquale Zaccaria ci fa i complimenti per la trasmissione e poi vuole chiedere allo studio, ad Antonio Capone, perché tra le tante critiche che vengono rivolte all'allenatore e alla società non si fa espresso riferimento a Fabiani, che in quanto direttore tecnico mi sembra il primo responsabile dell'incresciosa situazione della squadra. Il secondo anno consecutivo il Fabiani ricade nella stessa situazione dell'anno precedente. Poi invece c'è chi dice che Fabiani non ha grosse colpe, come credo Ippo, no, Ippo 81 fa un appello a messaggi un po' più stretti. Tifoso 40, buonasera a tutti. Contrariamente agli altri amici, alcune considerazioni in giro, ritengo che Fabiani non abbia grandi colpe di questa situazione. Premesso che lo sappiamo che il calcio moderno prevede l'acquisto dei giocatori sul fine del mercato, poi credo che non dobbiamo dimenticare che non dobbiamo illuderci sulle aspettative sul nostro campionato, per quanto si voglia negare. Sappiamo poi bene che sui soldi in società comanda e decide lo Tito e nessun altro. Io ritengo che l'unico colpevole o quasi sia Sannino. Antonio. Non sono d'accordo, per me non ha colpa né Sannino né il direttore sportivo. La società dice che ha fatto una squadra per cioè medio-alta. Sì. Io non sono tanto d'accordo. Cioè non è medio-alta non è media la squadra, però voglio dire, con qualche giocatore interessante potrebbe anche fare il salto di qualità, salto ma di da qualità. Gennaio. Da gennaio. Allora voglio dire, io con Fabiano, ad esempio, l'ho conosciuto, ho parlato, cioè Fabiano ha preso dei giocatori svincolati, ma tanti giocatori, che non è facile oggi nel mondo. Tu sai che una volta fare il direttore sportivo prima era più facile, perché comandava la società, il direttore sportivo faceva quello. Oggi invece tu devi andare a prendere quei giocatori, quello svincolato, è troppo facile, pure io ho detto, cacchio, se la Sanitana compra Pazzini, quest'anno compra Ganso, Luppi. Ma dagli la possibilità, dico a Fabiano, di prendere questi giocatori, è facile, diventa poi facile. Però i giocatori che ha la Salernitana, diciamo, singolarmente, non è che sono, voglio dire, da buttare via. Cioè noi abbiamo tenuto due attaccanti che l'anno scorso hanno fatto 30 gol, quindi non è che se li ha venduti la Salernitana. Quindi vuol dire che ha preso Rosina, che, parliamoci chiaro, in Serie B dovrebbe fare la differenza. Poi dopo, per tante situazioni, certamente il portiere è migliorato l'anno scorso, anche se voglio dire non è un fenomeno, sono però d'accordo, nella categoria la può fare. I difensori sbagliano questi, cioè non lo so, io non credo che sia una cosa tattica, perché una cosa tattica è sbagliare una diagonale. Ma è possibile che abbia paura questa squadra? Ma sbagliare, difatti, perciò uno che ti va a fare due ammonizioni, la seconda l'ha fatta nella tre quarti, quindi vuol dire, cioè lì non c'è nel direttore sportivo, nell'allenatore, hai capito quello che voglio dire? Rimane in 10 e hai perso, perché poi il Cittadella è una squadra, diciamo, che gioca davanti, certo, c'ha due marpioni davanti e poi Chiaretti che dietro, hai capito? Quindi voglio dire, è una squadra che l'anno scorso ha vinto il campionato, ha cambiato poco, ha preso qualche giocatore al punto giusto, voglio dire. Quindi la Salernitana non è che ha svenduto, ha acquistato Rosina, che è un giocatore di... E ha mantenuto quello che invece quella... doveva essere il pezzo forte. Bravo. Dobbiamo andare in pubblicità. Vai. Pubblicità per noi, subito dopo la seconda parte di Zona Mista News, concentrati ancora di più su questa partita Salernitana-Ternana.
La seconda parte di Zona Mista News con Antonio Capone, la storia della Salernitana, del calcio in generale. Marco Caputo al nostro sito internet, tipo oggisalerno.it, al link Zona Mista News, entriamo nel vivo di Salernitana Ternana. Buonasera, volevo innanzitutto rispondere a un utente che addosso le colpe a Fabiani, volevo dirgli: ma Fabiani cosa c'entra? La colpa è della Volpe o di chi gli va appresso? Poi riguardo alla partita di domenica, la Salernitana ha sempre fatto fatica quest'anno quando doveva fare la partita, sono d'accordo. Ha perso in malo modo con il Vicenza e pareggiato sempre, eccezion fatta, con il disastrato Trapani. A questo punto, se domani si fa l'ennesimo pareggio con la Ternana, si può pensare finalmente a un cambio allenatore? Qui non ci sono né risultati né giochi, e che non si dica che aspettiamo che l'allenatore è bravo, che i giocatori ci sono, e ci vuole tempo. Se così fosse, staremmo nella zona di sinistra della classifica, come il Benevento, Cittadella e la Spal, che sono tre neopromosse. Poi una domanda: perché è stato dato via Moro se non abbiamo nessuno a centrocampo che sa giocare la palla, e mister Sannino ha bocciato più e più volte Ronaldo? Questo sta a dimostrare che non c'è comunicazione tra allenatore e società e non c'è un vero progetto oramai da anni. Questa squadra rischia Sannino, ha manifestato gioco, come invece dice Sannino, dice la proprietà. Io francamente ho fatto fatica a trovare gioco o identità di gioco di questa squadra. Esattamente, quando tu poi cambi spesso l'assetto tattico, poi mi sembra che non è che ho visto giocare per 4-5 partite gli stessi giocatori, mi sembra che ogni partita, ogni due partite veniva cambiato qualche giocatore, ma questo è anche in base alla forma, purtroppo è lui che allena i ragazzi e sa lui chi mandare in campo, chi sta meglio fisicamente. Io non ho visto che la squadra fa fatica soprattutto quando non è in possesso di palla, che vedo, non dico lacune, non ci sono lacune, vedo che non è tranquilla, anche il portiere non è tranquillo, i difensori sembrano sempre, come devo dire, non distratti, con quella paura di sbagliare, e poi sbagli, capito? Quindi questo poi lo sai benissimo, che poi Salerno è una piazza che i tifosi ti stanno vicino, e ce ne sono anche molti, perché parliamoci chiaro, in Serie B chi è fa più pubblico della Salernitana? Forse il Bari, non lo so. E anche il Bari... della prevendita, mi ha dato l'assist, 1995 biglietti venduti. Quanti all'oggi? Oggi? Quindi quasi 2.000, a cui si aggiungono i 4.500 abbonati, siamo a 48 ore poco meno dal match, si va verso quota 10.000, che comunque non sono assolutamente da buttare in Serie B, forse sono pochi per Salerno, ma non sono da buttare in B. Intanto volevo segnalare una bellissima iniziativa, credo, da parte del centro di coordinamento per un bambino che non c'è più e dovrebbe essere esposto uno striscione domenica alla Rechi, 13 novembre 2016, Giovanni Trapanese, un angelo granata, che il piccolo che è volato in cielo era nato proprio il 13 novembre del 2008, e noi ci siamo vicini al momento di difficile, di dolore della famiglia Trapani, e soprattutto sposiamo l'iniziativa del centro, una bella iniziativa. Domenica ci scrive a proposito della partita e della pressione Antonio, Nello Clinton al nostro sito internet: buonasera a tutti, secondo me chi sostiene che a Salerno ci sia pressione è un mistificatore della realtà, i tifosi hanno sempre sostenuto la Salernitana e non si sono quasi mai lamentati con calciatori e società, nonostante le sole 13 vittorie in 57 partite complessive in Serie B, si riferisce credo agli ultimi due anni. Scuse puerili e ridicole come la pressione, la sfortuna e altri fattori imponderabili è da perdenti, per questo si spiegano i risultati scadenti di questo anno e mezzo di B. Certamente, però voglio dire, la Salernitana ha vinto, quanti campionati ha vinto per arrivare in Serie B? Con Lotito e mezza Roma, insomma, il palmarès è più che soddisfacente. Quindi vuol dire che è soddisfacente. Poi la Serie B è una realtà diversa, non è che è facile, poi tu sai benissimo che non è facile, Salerno non è una piazza facile, è inutile che stiamo qui, lo so, ci ho vissuto, ci ho giocato, quindi non è una piazza facile. Giocatori certamente sono un po' condizionati, ma non tanto dai tifosi, ma non per parlare male, cerchiamo di capire. Giornali, uno, l'amico, quello che ti viene a dire così, quello che ha detto così, e quindi... certamente il calciatore va sotto pressione e forse non rende, io sono convinto perché anch'io non rendevo il 100% a Salerno, quando sono andato fuori ho cominciato a rendere quello. Ma è possibile perché Nemo profeta in patria, Antonio? A parte Nemo profeta in patria, quindi quando la Salernitana andava male, certamente i giocatori venuti da fuori
soffrivano di meno, io certo. soffrivo di più e prima non riuscivo a dare il 100%. È quello che io credo che succeda questo in questo momento, perché logicamente i tifosi si aspettano sempre qualcosa in più dai giocatori. Poi quando non vengono, certamente anche quello che hanno fatto, quando è successo oggi, sì, certamente hanno fatto, basta che facciano una cosa tranquilla, non pacifica, pacifica, assolutamente pacifica. È fatta bene, per carità. Invece prima era un po' diverso. Allora, quindi, vediamo il primo servizio che avevamo messo in programma, perché la scaletta l'abbiamo un po' rivisitata. Quindi pregherei al nostro Giampiero il primo servizio che avevamo in programma. Vediamolo, preparato da Nicola Roberto. Subito dopo, proprio nei minuti finali, il collegamento con il collega di Terni, se ce la facciamo. Vai Giampiero. C'era chi lo definiva catartico, chi lo ha etichettato come delicato. Di sicuro, ora come ora, per la Salernitana il momento è cruciale. Per il Granata, al di là degli aggettivi con cui si voglia o si possa caricarlo, è infatti il momento di vincere. Fuori dai denti, senza giri di parole, senza perdersi in chiacchiere, a questo gruppo e al suo allenatore occorre una vittoria per superare una fase delicata, forse il vero bivio stagionale, perché dopo 5 partite senza successi, tornare a conquistare i 3 punti sarebbe fondamentale per ritrovare serenità, puntellare la panchina e dare soddisfazione in una piazza che resta al vertice della categoria per presenze allo stadio, ma che continua a non rispecchiarsi in un progetto dai contorni non meglio delineati ed in una squadra che non riscalda i cuori e non solo per risultati altalenanti. E così, mentre si levano appelli all'unità di intenti e gli ultras chiamano alla donata, la proprietà si aspetta un segnale forte e chiaro. Se Mezzaroma ha blindato Sannino a parole, ora al tecnico spetta rinforzare la sua posizione con i fatti. La Ternana non è certo la vittima sacrificale, ma non è neanche una squadra in salute. Umbria a corto di uomini e punti, anche se qualche risorsa offensiva non è di poco conto e non andrà sottovalutata. Nelle fila della squadra di Carbone militano Germoni e Palombi, due baby scuola Lazio che forse da Formello si sarebbe potuto dirottare a Salerno. In estate sono state fatte altre scelte e basta guardare la rosa granata perché possa capire che non si è puntato molto sui giovani, al punto che Sannino si trova in difficoltà, visto che diversi over in lista non sono ritenuti di grosso aiuto e non sono stati impiegati affatto o hanno trovato pochissimo spazio. Ci sarebbe tanto da dire, ma soprattutto ci sarebbe da interrogarsi sui motivi che hanno portato a certe scelte. Lotito e Mezzaroma avevano promesso una squadra dai playoff, Fabiani ha scelto molti calciatori esperti ed un allenatore di suo gradimento, ma la classifica, almeno per adesso, non premia la Salernitana, cui sicuramente qualche punto manca, ma non solo per pura sfortuna. Si poteva fare meglio e, nonostante tutto, si potrebbe far meglio con quel che si ha a disposizione. Ora però c'è solo un obiettivo da centrare, battere la Ternana e tornare a conquistare i 3 punti. Il momento lo impone, a prescindere da tutto. Eccoci qua, insomma, motivo in più per provare necessariamente a fare bottino pieno contro la Ternana. Non so se abbiamo, se ci sente sicuramente farà i debiti scongiuri, in collegamento telefonico Maurizio Moriconi di Radio Galileo di Terni. Buonasera Maurizio. Non c'è Maurizio Moriconi, evidentemente ha fatto gli scongiuri in tutto e per tutto. Siamo in conclusione, Antonio, io prima dei saluti finali vorrei innanzitutto leggerti un commento del nostro fedelissimo Natale al nostro sito internet, che dice: buonasera, allora quando c'è Capone io vado indietro con la memoria, sono della generazione che l'ha visto giocare, lui, il povero Matteo Santucci, Mimmo Gentile, Cianfrone eccetera. Sabato ho rivisto con piacere Salvatore Infernoso, poi vorrei sapere da Capone se sa Olivieri, io l'ultima volta l'ho incontrato più di una decina d'anni fa a Castellammare, certo quell'anno che perdemmo il campionato con il Sorrento di Bruscolotti, la Salernitana di allora era sicuramente più forte del Sorrento, questo sta a significare che nel calcio c'è sempre l'imponderabile. Per quanto riguarda la partita con la Ternana, dobbiamo sperare che Sannino non si incarta e che il tempo migliora, perché con il campo pesante è sempre più difficile per chi deve fare la partita, giusta osservazione di Natale, allora, oltre al... Allora, la Marcorda. Allora, per quanto riguarda Gennaro Olivieri, posso dire a questo tifoso che c'è un amico di Castellammare che fa l'allenatore, che ci vediamo spesso, lo vedo anche stasera, mi ha detto che è ancora vivo. E gli auguriamo una lunga È un po' vecchio, però ce la fa ancora. Per quanto riguarda la partita di domenica, credo che la Salernitana abbia tutte le carte in regola per vincere questa partita, perché se non si vince con la Ternana,
Voglio dire. Occhio, però la Ternana davanti, insomma, c'ha giocatori importanti. Ho capito, però voglio eh? Dire, non è una squadra, tu sai che in Serie B è sempre difficile, non è una squadra materassa, però è una squadra imbattibile, voglio dire. Certo. Quindi domenica è obbligo i tre punti, che verranno come verranno, per un rigore, per una torre, per un'autorete, per un gol annullato, cioè, è valido. La Ternana si deve sbloccare, certo. Però tu sai benissimo che in B basta che vinci due partite di seguito, sei nei lotti per i playoff. Se pareggi e perdi, lotti per i playout. Prima della conclusione, ancora proviamo ad evadere altri messaggi. C'è chi fa già la lista dei papabili del dopo Sannino. Noi ci auguriamo che non sia così, perché significherebbe un successo che blinda o quantomeno puntella la panchina del tecnico. Chi addirittura fa delle considerazioni di natura addirittura tecnica, dicendo Berri, la nuova Salernitana col nuovo allenatore, agli esterni chiede di non correre solo sulla linea laterale, tutti devono attaccare gli spazi. Squadra Conte riconquista rapida il possesso, il centravanti mai incontro alla palla, concetti e non modo. Il suo calcio è movimento, ha adottato schemi diversi proponendo sempre un gioco offensivo intenso, studiato da Guardiola, indovinate chi sarà. Poi c'è chi gli risponde, Antonio, è bello questo botta e risposta tra gli amici da casa. Berri scrive una lista di allenatori, Zeman, Sonzogni, Incarbona, Cagni, Bolchi, Delio Rossi, Bollini, De Canio, e poi c'è il nostro affezionatissimo sempre Natale che dice Berri, ho conosciuto solo due allenatori, mi fa piacere che c'è Antonio Capone qui, uno era Viciani della Ternana e adesso è Sarri che fa il gioco corto, ma tutto è nato in Olanda e il primo a fare questo tipo di gioco non è stato l'Ajax ma il Feyenoord, l'allenatore era Ernest Appel. Vero, e io ho avuto Viciani a Avellino e facevamo il gioco corto anche noi, dovevamo fare minimo 30 passaggi per arrivare arrivare in porta, cioè è remunerativo, Antonio? Dipende, se c'hai giocatori adatti si può fare, come se non ce li hai fai un altro tipo di gioco. No, ma Viciani aveva, di fatto è stato un allenatore che me sinceramente mi ha dato molto, Viciani. Antonio, prima dicevi, proprio in conclusione, con qualche correttivo, questa Salernitana secondo te è una squadra non medio-alta, ma una squadra da una classifica media. Io aggiungo in un campionato scadente. Per essere medio-alta, quali correttivi immagini tu e dove? E dove? Io credo che in difesa bisognerebbe cercare di trovare un uomo... Lo sai che in Serie B ci sono 42 partite. Quindi in Serie B bisogna avere dei giovani molto interessanti, già l'avevo detto qualche tempo fa, e con qualche giocatore di esperienza, ma per esempio a me piaceva Lodi, che dove sta Lodi? A centrocampo. È andato all'Udinese l'anno scorso. Lo so, all'Udinese, però non è che abbia giocato sempre, sì. Un giocatore come Lodi, e poi mette il giovane ma di qualità, come quelli che ha preso il Crotone l'anno scorso, come i giocatori che c'ha il Verona, questo Romulo, non Bessa. So. Vabbè, Bessa, Romulo è Juventus, dai. Sì, ho capito, voglio dire, ci vogliono questi giocatori qua che in Serie B sono in campo, giovani che corrono per 42 partite e sono bravi tecnicamente. Antonio, molti tuoi colleghi, più giovani e meno giovani, stanno facendo filtrare questa cosa, e vorrei chiudere con questo, vorrei la tua opinione. Secondo te manca anche un leader o più di un leader a questa squadra? Cioè magari è fatta di giocatori ma non di gente di carattere? Un leader vede proprio non c'è in questa squadra. Potrebbe essere Rosina. Che non è mai stato un leader. Che non è stato mai, però caratterialmente anche lui. Non vedo in questa squadra non vedo nessuno. Forse l'allenatore può fare il leader in questa squadra. Però l'allenatore non va in campo, voglio dire. Conta poco. Conta poco. Cioè, difatti vedo che la squadra non c'ha quel giocatore... Che ne so, come devo dire, che ringhiava come Gattuso, quelli erano i giocatori, come Breda, io sono ripetitivo, ma quelli sono i giocatori che mi piacevano quando vedevo la Salernità di Delio Rossi, a parte quelli che soprattutto giocatori a centrocampo, davanti. Hai detto della difesa al centrocampo? Ma il problema sai qual è? Tu giochi bene quando? Quando hai un centrocampo e un attacco che rientra, nel senso che comincia a fare pressing. Allora, se tu fai pressing, il centrocampo soffre di meno, la difesa soffre meno. Quando tu non c'hai davanti, per il calcio moderno che c'è oggi, è inutile dirlo, è normale che poi sei davanti, c'hai Messi, Suarez, puoi giocare pure con Pinco Pallino, voglio dire, butti la palla a loro e loro fanno. Ma questi tre che abbiamo davanti, sia Godo, Donnarumma, a parte Rosina, non sono i giocatori di dammi la palla a me, me la vedo io. Tu sai che per far emergere gli due attaccanti c'è bisogno di cross, di palle
in aria, perché loro sono bravi in acrobazia, in aria di testa sono bravi tutti e due, voglio dire, ma non sono i tipici giocatori. Ci vorrebbe un attaccante con le, all'Antonio Capone, con le mie caratteristiche, nel senso che prendi la palla, capito? Che, insomma, davanti, io fatto, parlo davanti. L'abbiamo fatto tante volte la Marcord. Napoli, so che ancora ti fermano per la aver consentito alla tifoseria partenopea di espugnare il San Siro dopo una 24 anni. No, ma a Napoli la domanda che ti faccio invece su Salerno, la partita più bella, e qui magari stuzzico anche la curiosità di tutti i tifosi che hanno i capelli bianchi. La partita più bella e il gol più bello che ricordi a Salerno? Come partite ce ne sono due. Uno è un 5-0 col Marsale, che uscì sul giornale, capoione ubriaco il Marsale. Feci tre gol, uno su autorete, e feci fare un gol a Di Francesco, che giocava in Coppa. Come numero di gol, quella è stata la partita, diciamo, ma la più bella è stata col Pescara, che c'era Tom Rosati allenatore. Il Pescara era imbattuto da oltre più di 20 partite, era in testa al campionato, e venne a giocare a Salerno e successe che io feci una doppietta e feci due gol di ottima fattura, sia il primo che il secondo partì da centrocampo, scartai pure il portiere e andai in porta. E George Best di Salerno. E quindi quella è stata, diciamo, la partita dove i tifosi mi hanno accolto fino sotto casa, mi sono dovuto affacciare alla finestra, ho dovuto fare come il Papa. Sì, quando sì. È stata l'unica partita. Poi col Marsale era una partita dove aveva piovuto molto, c'erano pozzanghere, e quindi io, pum, entravano i difensori, io alzavo la palla e me ne andavo. Ho fatto 3-4 gol, non mi ricordo. Si è portato, all'epoca si usava portare il pallone a casa? No, non me lo sono portato mai. Grazie ad Antonio Capone, con una promessa: la prossima volta, visto che ci hai detto di queste partite, io farò una mia ricerca. Però se dovessi avere tu qualche riflesso filmato, mi farebbe piacere proiettarlo. Per la Salernitana no, ce l'ho per quello di Serie A. Non c'erano ancora. Sarà comunque piacevole rivederli. Grazie ad Antonio Capone, grazie a tutti i telespettatori che ci hanno seguito, gli internauti che come sempre hanno interagito con noi. L'appuntamento con Zona Mista News ritorna martedì prossimo, a questo punto sempre alle 20.30, sempre su TV Oggi Salerno, solito, classico, tradizionale. Ciao. In collaborazione con vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.